Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più doppiaggio. Quest'oggi parlerò di Those About to Die, una serie che parla dell'antica Roma a cui ho anche partecipato come figurazione. Volevo parlarvi un po' di questa serie perché praticamente è andata un po' avanti semplicemente per un motivo: c'è Anthony Hopkins che fa Vespasiano, questo è il motivo. Però, devo dire che un pochino mi ha stupito, perché, allora, la trama è divisa in tre, perché ci sono tre parti che poi naturalmente si intersecheranno davanti, insomma, avanti nella storia. Allora, Vespasiano, Tito e Domiziano, che sono i due figli di Vespasiano, che naturalmente stanno a fare una lotta di potere per quando stirerà il padre, per chi diventa imperatore. Poi, secondo arco narrativo, Tenax, che è il tizio random che poi è lo stesso che ha fatto Bolton in Game of Thrones, quello che si mangia i piselli, e niente, lui è un tizio che fa scommesse sui cavalli del Circo Massimo. E poi come terzo c'è sta famiglia di nordafricani che per varie vicissitudini vengono fatti schiavi e portati a fare i gladiatori come al solito, senza di nuovo raccontare la verità, cioè il fatto che non tutti i gladiatori erano schiavi, potevi anche decidere di farlo tu, e la vita da gladiatore molte volte non era poi così male, perché trombavi un botto, mangiavi, bevevi, stavi bene, potevi essere stirato, sì, però non sempre venivi stirato, pure perché se piacevi alla gente, ovviamente, un po' come i calciatori di adesso o cose del genere, non ti facevano stirare, perché mo, ok, magari se fosse stata proprio l'ora e dicevano dai, ci sta che adesso stira, ci sta, però in media è un po' come, non so, tu c'hai appunto il cavallo da corsa che te corre sempre e lo ammazzi, poi quello non vince più. Mo, se a un sacco di gente piace quel gladiatore, ovviamente lo fai lasciar vivo. Certo, sicuramente poteva succedere che per sbaglio ti arrivava una sciata comunque in fronte e non c'è stava il momento per decidere, però è il rischio del mestiere. Comunque non era una vita così di merda, eri famoso, non era una merda. Comunque, andando avanti, le trame si evolvono in un modo ovviamente non storico, ovviamente con una Roma molto molto ambigua in confronto a quella che è veramente. Perché? Perché sono americani. Gli americani si divertono sempre a venire a fare romper cazzo la cultura nostra e a farci sopra cose random, però quando lo fanno romanzandola bene, a noi ci può pure stare bene, dai, diciamolo. Il problema è quando non avviene, ovviamente. Per fortuna qui è avvenuto decentemente. Non dico che stiamo a parlare del Gladiatore, che comunque, per quanto non c'entri un cazzo con la realtà, è un bellissimo film, ma nemmeno stiamo a parlare di, non so, Napoleon. E niente, la trama non mi va manco troppo di andarla a spiegare sotto alcuni punti di vista, semplicemente è tutto un gioco di potere, è un Game of Thrones pure qua, assolutamente, praticamente è quello, tranne per la famiglia dei nordafricani che l'unica cosa che vogliono è liberarsi dalla schiavitù, questo. E niente, come trama ci sta, assolutamente, un 7, nulla di eclatante, ma ci sta. E personaggi, vabbè, personaggi qui parliamone. Vespasiano, praticamente, ci sta solo per fatte di che ci hanno messo Anthony Hopkins, perché, piccolo spoiler, che non è uno spoiler, tanto, cioè, quando inizia c'ha tipo 80 anni, stira tipo la prima puntata, quindi è normale. Tito l'hanno fatto un po' troppo stupido su alcune scelte, secondo me. Domiziano, che invece, ok, c'era questa rivalità tra i fratelli, Domiziano era uno un po' ambiguo, assolutamente, ma l'hanno fatto come un pazzo malato, che veramente è proprio un cocainomane finito male, che vabbè. Poi il nostro Tenax, vabbè, lui non esiste, quindi, cioè,
è il classico tizio che vive grazie alla piccola mafietta che si è creato e fa di tutto per cercare di sopravvivere e farsi due soldi. Mentre la famiglia di nordafricani, la madre è caruccia perché comunque è una donna molto intraprendente e che se la gioca bene a livello di intrighi di bigri. E, le due figlie sono inutili. Il figlio, quello che fa il gladiatore, è già un po' di più carino, il fatto che combatte, beh, ci sta. E niente, niente di che. Qui io anzi direi che c'è anche una minima carenza, quindi darei un 5. Sull'obiettivo era fare un qualcosa di Roma, insomma, riportare qualcosa sempre di Roma, perché Roma piace a tutti, però. E niente, farci una solida romanzata sopra e cercare di fare un nuovo Game of Thrones ambientato a Roma, facendo soldi su orge gay e cose strane. Quindi sì e no, cioè per ora è la prima stagione, non è successo chissà che, quindi per ora io mi dico un 6, così 6 finale, voto finale. Vediamo come saranno le prossime stagioni e ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Those About To Die.